correttezza, sensibilità umana, rispetto verso gli altri e il prossimo e impegno nel lavoro. Doti che ha saputo far valere sia come militante del Partito Comunista Italiano sia come amministratore pubblico. Quando fu sciolto il Partito Comunista, scelta della quale Dino non era molto convinto, si avvicinò come indipendente a Rifondazione Comunista, dalla quale fu proposto come assessore al nostro comune e si mise da subito a disposizione le sue capacità tecniche e politiche dovute al suo lavoro e alla sua esperienza fatta precedentemente a Venaria. Apparteneva a quella generazione che faceva politica con la P maiuscola, alla quale tanti oggi fanno riferimento ma molto probabilmente senza sapere di cosa parla. Uomini come Dino hanno avuto della politica un'idea altissima, non per interessi di pochi o per vanità di potere, ma per una grandissima passione civile, totale e disinteressata, oggi in gran parte scomparsa. Quella generazione aveva la giusta idea che l'onore fosse nella rettitudine morale, nella pratica e nel lavoro attraverso cui l'uomo vive e si afferma. Per Dino la politica era questa, era volontariato, era ascoltare la gente, capire i suoi problemi e darle una speranza di soluzione.